Oggi buongiorno, salendo sul taxi e vi dico subito dove stiamo andando. Buongiorno, ciao, salutate. Mari. Siamo tutte qua. Oggi andiamo al mercato dove c'è tutto il cibo, tutto lo street food. Io molto emozionata di provare tutte le cose. Tra l'altro non ho neanche dovuto ritirare i soldi perché ieri ho avuto quella botta di collo di trovarli per terra. Ma sapete che ieri ho trovato 70 won per terra, 70.000 won per terra. Ma che casissimo, quindi non ho dovuto neanche ritirare i soldi. Te credo. Fantastico. Che mi ricordano troppo le lire, i loro soldi. Sì, sono strani. Sono strani. Tu che hai fatto? Però 10. Vabbè, ma che bacio io, insomma, qualche parte si può. Tanto cosa vuoi provare? Il pesciolino è la prima cosa, sì. Lì il non mi poi ricordo mai come penso si chiama. Che prenderemo. Sì, tteokbokki. 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 Ah, questo è lo storcolo gigante della Samsung. Adoro. Vediamo se dopo riusciamo ad andare alla Hype, perché oggi ho visto un po' di movimento là sotto, non ho ben capito cosa stia succedendo. Comunque fa straridere che nei taxi hanno sempre il diffusore, il mini diffusore. Oggi pienone nelle strade comunque, si vede che è sabato, noi in sabato al mercato. Ok, siamo arrivate, c'è letteralmente molta molta gente, oh mio Dio, che strano, da YouTube a qua, letteralmente. Oddio. I polpetti quelli vivi. Sono i polpetti. Sì, sì, ci sono delle stradine piccolissime per passare. Oh mio Dio, pienissimo. Allora, questo è ovunque, le frittelline ovunque. Frittelline ovunque. Letteralmente ovunque, cioè puzza di fritto ovunque. Dresses. And then in this part we have the street food section. And then just there, you see Netflix sign. Yeah. So there, it was, this food stool was featured in Netflix. So they sell mandu, dumplings, and noodle soup. Okay, and so here's our food. Yeah, okay. So I will tell you a bit about what they have in general. Uh-huh. They have a lot of vegetarian dish. So first vegetarian, they have bibimbap. They have kimbap as well. Tteokbokki as well. There you have a lot of tteokbokki. Yeah. Allora, adesso ci mettiamo a provare un po' di cose. E in realtà è pieno di posti. Quello è il cazzo marino. Moltissime. Penso. No. Vedete che carini. Tutte le cose marinate. Il problema è che non credo parlino molto inglese. Quella è l'unica cosa. Oh, magari qua le vendono le bacchettine carine. Vabbè, poi entriamo. Ci siamo fermate in un posto per prendere il tteokbokki. Kamsahamnida. Prendi meno uno pure a me. In realtà credo un posto vali l'altro perché ce ne sono tanti. Senza parlare tipo... Sì, per fortuna, ecco, c'erano questi ragazzi che ci hanno aiutato un po' con l'inglese perché sennò... Col fatto che Rosalba non mangia la carne, ovviamente bisogna stare un po' attenti. Quindi la ragazza del team ci ha scritto delle frasi che possiamo far vedere. Così almeno non ci sbagliamo. Il tteokbokki generalmente non ce l'ha, però magari ci mettono una fish cake. Is it good? Is it right? Buono. Mi spezza che lei sta al centro della cucinella e praticamente vede le persone ferme a guardare e ti dice siediti, capito? Poi abbiamo preso anche queste. Questo credo sia... No, questo è col red bean. Com'è? Buono. Dolcini. Quella al crema mi piaceva voglio di più. Voglio provare red bean. Mi si chiama. È buono. Non è troppo dolce. Mi piace. Tu quello che avevo preso prima. Qual era? Non era quella crema. No, perché la crema è gialla. Quella era bianca. Allora era cheese. Cioè una c'era scritto cheese. Invece la salsiccia, questa qui fatta con il sangue, si chiama sundae. Ed è... quella cosa lì che vedete. Sì, li abbiamo trovati. Questi sono versione salata e questi quelli con i fagioli dolci. Mi fanno morire come le coppiette si tengono sempre per mano. Cioè come se tipo, non lo so, se si lasciano la mano qualcuno glielo ruba, capito? Che carine, non so se è una cosa troppo cheesy. Facciamo prima un giro? Perché? Perché io ora sto per sbrattare, sinceramente. E allora facciamoli dopo. Questo è il primo gate, questo ce lo ricordiamo. Okay. No, ti prego. Girano l'impasto col
col trapano loro. Allora, stiamo cercando di comprare delle bacchette perché Rossi se le vuole portare. Il problema è che ti fermi e cominciano a parlarti in coreano. E tu sei lì tipo, non sai che cosa rispondergli. Cioè, letteralmente non va bene né grazie né ciao che sappiamo dire. Quindi è un po' tipo, Poi ovviamente se venite qua portate solo cash perché non prendono la carta, è poco ma sicuro. Quindi una coperta. No, comunque mi sa che era solo lui che aveva le bacchette. Aveva il predominio sulle bacchette di questa via. Ah, la valigia. Vuoi la valigia? 299. Ah, non aveva. Carina. Capite perché dobbiamo andare fuori alla Hype? Guardate i posti che ci sono. Seguo questa ragazza. Allora, questo è uno degli stand che si vedono anche nel documentario di Netflix. Infatti dall'altra parte lei ha proprio il cartello con la sua faccia con scritto Netflix, figata. Che fa i mandù a mano. Oh, kamsahamnida. Penso dobbiamo prendere solo i kimchi homemade dumplings. Penso sia il kimchi più aglioso che ho mangiato finora. Ti prego. È buonissimo, però è molto aglioso. Però questo è fresco, Buono. A me piace più quello fermentato invece. A te piace più fresco. Non posso mangiarlo con il fermentato. No, no. Com'è? Diverso. È diversissimo. Molto meno forte. Sì. È più buono, si scioglie di più, è più croccantino. No, no. Infatti vedete, questo è tipo super rosso. Però piace, appena fatto. È tipo un'insalata di tavolo. Sì. Eccoli qua. C'erano portati misti, la salsina che prendete là, praticamente qua funziona che quasi sempre vi prendete le cose da soli, l'acqua, la salsina, i piattini, i bicchieri e le bacchettine con i cucchiai. No, secondo me sono buonissimi, quelli col kimchi sì. Buoni. Abbiamo preso quello al walnut e pasta quella di fagioli. Il problema è, capisco perché dicono che è un cibo invernale, perché è bollente. Non è proprio indicatissimo. Abbiamo preso il nostro primo taxi da soli e già stavamo sbagliando. Non capiamo dove si leggesse la targa, ma ce l'abbiamo fatta. Effettivamente è molto semplice. Fai vedere come si chiama l'applicazione. Questa qua blu dovete scaricare. Tada. In realtà dovete solo entrare nell'ottica. Appena torno vi faccio una lista delle app da avere per forza e da scaricare. Perché ecco, se fossi venuta da sola come primo viaggio, non lo so, cioè probabilmente mi sarei un pochino impanicata onestamente. Avendo fatto questo viaggio prima con persone che ci sono state, ci hanno vissuto, sanno la lingua, è un po' più semplice. Quindi adesso finalmente stiamo andando alla Hype. Abbiamo visto che ci sono un sacco di posticini. Sono molto, molto, molto curiosa di vedere anche la zona. Guardate dove siamo arrivate. È la Hype. Qui lì c'è il banner di Taeyong. Eccolo qua. Cioè, noi sotto la Hype. Devo capire perché c'è tutta questa fila, però guardate che belli che ci sono i banner su tutta la via. Quindi non lo so, prima chiediamo sta cosa della fila. Fa stranissimo perché questa cosa io l'ho mandata a lei l'altro giorno prima di partire, letteralmente. E oggi siamo qui, molto molto carina. Allora, Los Angeles, Las Vegas, Seoul, però una costante. Cioè almeno su una cosa, cioè dai vi prego. Ma che vita è questa? Ma in che senso? Questo mi sta sul cartellone dell'autobus. Cioè, qua. Ma io volevo fotografare pure quella dietro da quando eravamo piccolini. Cioè non noi letteralmente, con i banner della Hype. Molto felice. Andando in giro. Vi giuro, è tipo assurdo. Perché poi sta tutto concentrato qua davanti al suo palazzo. Cioè, ma quando mai nella vita, ripeto. Dai, ma a parte troppo carine queste idee. Poi sempre, sempre le cose cinesi comunque. E qua dietro ci dovrebbe essere quello di cibo. Love from Jimin Bar China. Può essere che sia la fanpage. Cioè dai, ti prego, guarda la statuina. Qua dentro credo ci sia un evento di qualche tipo, quindi entriamo. Guarda tutti i cap sleeve. Come sempre noi le solite esagerate. Abbiamo preso un po' di cose. Anche se alla fine avevamo capito che non serviva prendere un drink per prendere una cap, ma bastava un drink per prendere tutte le cap che volevi sostanzialmente. Quindi niente, abbiamo preso un po' di cose. Ci hanno dato anche un po' di freebie. Guardate che carini. Troppo carino. Questo bar sta letteralmente davanti la Hype, quindi fai soldi molto facilmente. C'è anche questo qua di gin. E qua c'è quello grande di Taeyang. Tutte le varie flag. Questo qua dovrebbe essere l'ingresso. Mi incuriosisce
impazzisce perché io seguo una ragazza e ho visto che stamattina si è messa alle 5 di mattina, cioè a saperlo noi eravamo svegli alle 4, quindi potevamo benissimo vedere, che si è messa in fila. Quindi non capisco come funziona, onestissimo. Credo ci sia un altro cap sleeve qua dentro con i bannerini di Jungkook. No, vi giuro, questi eventi sono stupendi. Cioè, tu paghi la bevanda sostanzialmente, che poi in questo caso l'hanno brandizzata anche quella, quindi è carina. E ti danno le cap. In quest'altro caffè c'era questa di tutti loro, però sempre con scritto l'anniversario. Poi c'è quella di Taeyang. E poi io ho detto Jungkook, e lei ha cominciato Jungkook, ha tirato fuori di tutto. Quindi mi ha dato un po' di cose, ma la spilletta, ti prego, bellina, troppo carina. E poi prima siamo state, che Ross doveva prendere l'acqua, e una signora ci ha fatto BTS. Noi, nene, ci ha tirato fuori i cerottini. Rosalba ha detto ok, li compro. Lei no, ve li regalo. Cioè, troppo carina, vi giuro. Ultimo evento, ovviamente potevo non venire per Jungkook. Mi ha dato queste due photocard. Si vede, mi ha visto vestita di nero. Poi ho scelto questa cap, sempre nera, bello patatelo. E due posterini. Ciao. Ah sì, mamma. Amore, mamma mia. Allora, abbiamo dovuto prendere un autobus perché letteralmente non c'erano taxi, quindi anche questa esperienza check. Il problema è che ci hai dovuto aiutare una ragazza. Praticamente bisogna fare una carta e quando sali sull'autobus la timbri e anche quando esci la ritimbri e quindi la ricarichi a seconda poi di quanto devi fare. Ok, la metro è facile, vedi il numero e poi scegli la direzione. E abbiamo fatto il biglietto singolo, che è tipo una carta praticamente, un bancomat praticamente, come spessore. E questo qua credo sia una corsa questa, eh. Ok, tanto sta scritto sia in coreano che in inglese, quindi capite anche dove scendere. Sono super carine. Quei posti rosa sono per le donne incinte. Scoperta. Poi trovate queste macchinette, voi inserite il biglietto che avete usato e vi ridà praticamente 500 won. Direi che sabato sera si vede e si percepisce. Sono appena ristata al negozio di lentine. Sapete qual è la cosa? Sono troppo carine perché io che ho l'occhio piccolo, le lenti le ingrandiscono, fanno l'occhio più grande, soprattutto se prendete quelle col contorno scuro, mentre a Ross piacciono più quelle tipo sfumate. Questa cosa continuerà a spezzarmi. Carina. Siamo venute qua. Volevo provare il rosetto pochi, quindi proviamo. Oggi ci hanno portato questa. Non l'avevo mai mangiato questo banchan. I banchan sono i piattini che vi portano con tutta la roba. Questa è tipo insalata di mais, penso con la maionese, una maionese molto leggera praticamente. Poi mi dite perché vuoi un ragazzo coreano? Cioè, non tanto per la questione, ma l'educazione. Ah sì, c'erano anche quelli. Ecco il rosetto pochi. Allora, finalmente c'è la mia fish cake che io amo, quindi me la metto nel piattino. Praticamente sa di tteokbokki normale alle rice cake più piccoline. E c'è tipo, credo ci sia la panna sostanzialmente e il cheese sopra. Buono. Assaggialo col formaggio. Allora, vi prego, Rosalba mi sta obbligando praticamente ad andare ad un club qui in Corea perché lei, non lo so, vuole fare questa experience. Quindi vediamo che cosa uscirà fuori. Fatto sta che ho appena visto il suo outfit nelle storie di Instagram e lei, stupenda come sempre, super bambolina, la conoscete. Io letteralmente tutto il giorno che vado in giro così. Ma va bene. È quello che mi merito, è quello che mi merito. Però, raga, io non c'ho proprio zero sbatti, capite? Zero sbatti. Siamo appena tornate in stanza, sono le 3:10. Vi giuro, sono
morta, morta, questa vita mi sfianca, mi distrugge, ma chi me l'ha fatto fare? No, allora è stato divertente perché comunque era un'esperienza, l'avevamo detto già prima di partire, però vi giuro, a parte la gola, perché ripeto, l'aria condizionata mi uccide, cioè sono raffreddatissima, però è strano il club in Corea, cioè io, lo sapete, non vado in discoteca, non sono mai, forse è stata la prima volta tutta la mia vita, però è molto strano perché primo non mettono canzoni coreane, cioè sarà la cosa tipo che ne hanno fin sopra i capelli, quindi vogliono sentire altri tipi di musica. Poi ogni tanto c'era qualcuno che ti faceva tap 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 sulla spalla e ti chiedeva se volevi bere qualcosa, ma se poco poco c'è una persona che deve passare o non lo so e ti sfiora casualmente, si scusa come se ti avesse fatto, non lo so, se ti avesse messo sotto con la macchina. È, vi giuro, impressionante. Quindi sì, bella, bellissima esperienza. Ma sono cotta. Adesso mi devo mettere ad editare il video, ovviamente, anche perché non penso che domani avrò tempo tra una cosa e l'altra, perché è un'altra giornata bella impegnativa. E in realtà questi giorni stanno passando veloci, ma allo stesso tempo no, perché sembra che siamo qui da tipo, non lo so, un mese e mezzo. È una stranissima sensazione, però ecco, ci stiamo divertendo molto. Sono felice, quando tornerò a casa non saprò cosa fare della mia vita. Questo è quello che mi lascia più perplessa. Però ok, a parte ciò tutto va bene. Quindi anche per oggi vi do la buonanotte. Spero domani mi torni un po' la voce, perché sennò non lo so. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao.